Io ho sopportato una perdita del 17% e torno, finalmente è tornato in pari. Vendo in profitto. Quali sono i migliori segnali che ci danno i grafici in movimento dei prezzi per poter operare, per fare trading con ottime probabilità di profitto, di riuscita dell'operazione? Questa domanda me la fate tantissime volte, me la fate spesso, volete capire quando è il momento migliore per entrare, allora lo vediamo nel video di oggi. Attenzione perché nel video di oggi vi do delle informazioni importantissime che vi permettono di aumentare la profittabilità del vostro trading. Quindi mettetevi comodi, carta e penna, perché abbiamo tante cose da vedere. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Interessante questo approccio soprattutto per il trading multiday. Sappiamo, trading intraday e trading multiday hanno due approcci diversi, quello che funziona su uno spesso non funziona sull'altro. Oggi stiamo facendo trading multiday, medio lungo termine, quindi ci tengo a dirlo perché altrimenti rischiate di pasticciare. A proposito di trading multiday, signori, oggi siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, sta per partire il 10 luglio, parte il nostro master trader e analista multiday, master pazzesco, più di 180 ore di lezione, 4 strategie operative, tutta l'analisi tecnica, certificazioni nazionali, internazionali, insomma un master davvero ricco, 10 sessioni di trading room live, il master dei master. Sotto in descrizione c'è il link per potervi candidare. Sono rimasti gli ultimi giorni, parlate direttamente o con me o con Sergio, candidatevi ora, candidarsi è gratis, non vi costa niente, non vi impegnate, parlate al telefono, vi spieghiamo tutto, poi se vi volete iscrivere vi iscrivete, ma questa è l'ultima chiamata perché siamo in partenza, sotto in descrizione c'è il link. Se vedete il video dopo potete comunque iscrivervi per il master di gennaio per la prossima edizione. Va bene, veniamo a noi, cari ragazzotti. Allora, siamo su un titolo, in questo caso indipendentemente dal titolo su cui siamo, cerchiamo di capire il movimento dei prezzi, gli errori che fate soprattutto quando entrate e come migliorare la profittabilità e quindi migliorare proprio drammaticamente gli ingressi. Vi faccio vedere delle chicche che sbagliate, cioè, lo sbagliate sempre. Se capite questo, avete già fatto un grande passo avanti. Allora, normalmente che succede? Succede che i prezzi rompono il rialzo delle resistenze. Adesso mi ci sono messo sopra io, però vedete, è resistenza. E qui c'è la rottura. Vedete i prezzi che partono? Vi fate prendere dalla FOMO, Fear of Missing Out. Quindi avete paura di aver perso il treno. Dite, cavolo, però il titolo ha fatto il 17%. Qui siamo sul time frame settimanale. Ha fatto il 17%, oddio, è partito, adesso potrebbe tornare, arrivare a 50, ma voglio comprarlo. Lo andate a comprare, quando i prezzi sono andati, sono scappati, ah, ma Alessandro lavora sulle rotture, sui breakout, questo è un breakout di una resistenza, quindi bello, fantastico. Ha detto che gli stop vanno sotto i minimi, quindi mettete bello lo stop sotto i minimi. Andate a mettere il vostro bel rapporto di rischio rendimento, almeno 1 a 2, se non addirittura a 1 a 3, e vi ritrovate un titolo che vi fa mettere lo stop lontanissimo. Perché questo è già meno 30%. Un take profit che sta al 94%, siete entrati, non avete qualificato bene la rottura, titolo per arrivare a target deve fare il 94%. Più il 94%, quanto ci mette? Un giorno? No, è difficile. Ok, quindi entrate già svantaggiati con ingressi di questo tipo. Bisogna un attimo cercare di migliorare questa tipologia di ingressi, anche perché entrando così rischiate di prendere una vagonata di falsi segnali. Qui c'è una rottura con un movimento che veniva già bello importante. I volumi ci stanno, ma i volumi sono arrivati prima, sono arrivati. Ok, quindi qui questa è tardi, questa è una rottura che uno ha preso, che se uno fosse entrato qui entra per paura di essersi perso il treno, sta inseguendo il mercato. Se inseguite il mercato vi fate del male, ve lo dico già, non vi porta da nessuna parte. Cerchiamo un attimo di andare a vedere come sarebbero evoluti i prezzi dall'ingresso. Qui siamo sul settimanale, possiamo anche scendere sul giornaliero, così almeno lo andiamo a vedere. Vedete che i prezzi iniziano ad andarvi contro, e se entrate così, chiedete di fare un ingresso, addirittura di entrare, in alcuni casi entrate proprio tardi, tardi, tardi. E vi beccate un drawdown importante, perché se voi entrate e dal vostro livello di ingresso i prezzi vi scendono del 17%, fate fatica a gestirla, vi spaventate e rischiate anche di uscire dall'operazione. Poi vediamo tra l'altro che qui i prezzi rimbalzano, poi adesso andiamo a vedere tutto la correzione che è importante, questo movimento qui è importante e ci permette di qualificare bene il setup. Attenzione, ci arriviamo tra poco, intanto vediamo un attimo il movimento come evolve, quindi vediamo di capire come ci evolve qui il movimento. Eccolo qui, iniziano a lateralizzare, ci ritorna in pari.
Oddio, ci è tornato in pari. Tante volte vi fate dire: oddio, ho sopportato una perdita del 17%, è tornato in pari. Vendo in profitto. Questo succede spesso, sempre dipende sempre dal primo movimento, questo movimento correttivo qui che qualifica un po' il resto del movimento. Adesso cerchiamo, ve lo spiego ancora più nel dettaglio. Intanto vediamo di capire quello che fanno i prezzi. Qui si riappoggia nuovamente, dite: ah no, cavolo, però sto sotto. Al primo rimbalzo qui vi ritorna in parità. Oh, meno male, sono tornato in pari. No, ma basta, vendo, non ce la faccio più. E andate avanti. Poi vi arriva nuovamente contro e continua a scendere. E boom, e vi prende lo stop. Anche se l'aveste messo ancora più sotto, vi va a prendere lo stop. Siete entrati su una rottura a prezzi svantaggiosi, chiaramente troppo lontani siete entrati, cioè il timing e l'entrata è importante. Siete entrati troppo lontani, avete sofferto come cani, sono passati dal 9 gennaio al 15 marzo, sono passati 3 mesi praticamente, quasi, e vi siete portati uno stress clamoroso e alla fine l'avete chiusa in perdita. Per poi, oltre il danno, anche la beffa, perché i prezzi da lì poi ripartono, lateralizza, per esempio, sta ancora un'attesa straziante, e poi dopo riparto comincia a salire. Tra poco ci arriviamo, va bene. Qua ci sono già degli errori, perché non potete entrare così a carne di porco, come direbbero dalle mie parti. No, non va bene, dovete qualificare il movimento. Quindi l'ingresso così lontano, sbagliatissimo, sempre sbagliato. Quello che potete fare però per migliorare gli ingressi, se state troppo lontani, se i prezzi vi sono scappati, non vi fate prendere dalla paura di esservi persi il treno e quindi la voglia di dover recuperare e inseguire il mercato. Il mercato è andato benissimo, vi siete persi la prima rottura, fantastico, può succedere, state sereni, non succede nulla. Aspettate e vedete quello che succede. Quindi andiamo avanti, aspettate che cosa? La correzione sulla resistenza. Correzione sulla resistenza. E poi andate a qualificare, però questo movimento qui dovete qualificarlo, nel senso, dovete analizzarlo, non dovete essere degli automi. Ah, corretto sulla resistenza, adesso la prima candela di ripartenza compro. No, va bene? Perché questa discesa qui, come è stata fatta? L'ho detto 100 volte nei video. Come è stata fatta? Volumi. Quindi sono stati volumi, male. La gente qua hanno venduto, violenti come animali. Tutti quelli che sono entrati qua si sono spaventati. Psicologia, ve l'ho detto, no? State sotto in perdita del 17%, prezzi che scendono qui, tutti quelli che sono entrati qua sopra non vedono l'ora che i prezzi rimbalzino per cercare di chiudere in pari la posizione. E gente che ha comprato, che vuole chiudere la posizione, che fa? Vende. E se vendono è probabile che i prezzi rivengano giù. Ok, perfetto. Quindi intanto la correzione male, ci sono stati volumi e c'è stata che cosa? Volatilità. Guardate i corpi delle candele come sono grandi. Questa è volatilità alta, no, non è una correzione. Le correzioni devono essere fatte volumi bassi e volatilità basso. In appoggio alle resistenze, quindi ok, l'appoggio alla resistenza, qui però è un appoggio di... è venuto giù il mercato. No, non buono, non buonissimo. Per migliorare l'ingresso, vanno bene gli appoggi sulle resistenze, quindi rottura, appoggio sulla resistenza, ripartenza. Che guardiamo qui, questo è sbagliato, adesso tra poco vediamo quello corretto. Però se noi qui aspettiamo la prima candela di ripartenza, magari entriamo qui, non c'è qui il setup, attenzione, però supponiamo entriamo male. Sbagliamo l'ingresso, vogliamo uscire, abbiamo uno stop in questo caso molto più stretto, vogliamo uscire già con una prima parte a 1-1 e poi lasciar correre il resto, vediamo che siamo più avvantaggiati rispetto a prima. Non siamo entrati sui massimi, potremmo prendere profitto già velocemente su una prima parte e lasciar correre il resto, che poi ci sarebbe andata in stop. Però l'avremmo comunque raccontata. Quindi qui poi l'avremmo chiuso in stop. Perfetto. Comunque è un ingresso sbagliato questo. Anche qui. Perché? Perché non è il setup, non è... la correzione non è... Non va bene. È stata troppo violenta. E la ripartenza anche qui ci deve mostrare forza dei compratori. Quindi vogliamo vedere anche i volumi. Qui i volumi neanche ci sono stati sulla ripartenza. Ok, quindi l'idea è questa. Quindi aspettare la rottura. Numero 1 rottura, numero 2 appoggio sulla resistenza, numero 3 ripartenza dopo l'appoggio. Però se voi li prendete tutti ogni volta e vedete rottura appoggio compro, rottura appoggio compro, diventate degli automi e perdete un sacco di soldi. Quindi se comprate troppo distante è sbagliato, se prendete le correzioni quando i mercati vengono giù a piombo è sbagliato. E allora adesso andiamo a vedere il setup corretto. Signori, altra cosa,
Se vi piacciono questi video, perché sono pieni, ricchi, belli zeppi di formazione gratuita che vi facciamo, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, condivideteli con i vostri amici trader. Più diventiamo, più seguite i video. Sto preparando delle sorpresone per voi, però dobbiamo essere tanti, se no me le tengo per me. Se no niente più roba gratuita. Se volete roba gratuita, condividete, like, commenti e iscrivetevi al canale e via. Quindi andiamo a vedere un po' quando è il setup corretto. Questo qui è un'operazione, tra l'altro abbiamo fatto veramente, l'abbiamo anche vista nei precedenti video, quindi magari non serve neanche, ve la faccio rivedere. Andiamo a capire ancora. Qui che cosa abbiamo? Si fa nuovamente il setup. Abbiamo una nuova rottura, prezzi che scappano via. Aspettiamo la correzione. Aspettiamo la correzione e scegliamo la partenza dopo la correzione. In questo caso, guardiamo questa correzione qui. Andiamo a vedere adesso il setup. Abbiamo la rottura della resistenza, ce l'abbiamo avuta? Rottura dei massimi? Sì, questi erano i massimi. Rottura dei massimi è andata. Non ci interessa, non vogliamo prendere, tra l'altro questa qua l'avevo presa alla rottura veramente, poi incrementata dopo. Comunque, al di là di questo, rottura non ci interessa. Perché magari ce la siamo persa, abbiamo visto i prezzi che stanno qui, lo stop è troppo distante, bla bla bla, eccetera. Andiamo ad analizzare quindi l'appoggio. Quindi rottura con volumi c'è, siamo d'accordo, no? Volumi, break, il numero 1 ce l'abbiamo. Numero 1 è fatto, benissimo. Andiamo a vedere l'appoggio. Come avviene questo appoggio sulla resistenza? I volumi ci sono? Bassi, molto bassi. Questi sono i volumi della rottura. Questi sono i volumi dell'appoggio, bassi. La volatilità com'è? Come sono i corpi delle candele? Sono grandi come quelli di prima? No, questo è un corpo grande. Questo è un corpo grande. Questi come sono? Piccoli. Piccoli. Quindi, volatilità che si abbassa sulla correzione, volumi che si abbassano, questo è un setup qualificato. Adesso che facciamo? Andiamo a comprare a casaccio mentre i prezzi scendono? No. No. No, no, male, male, male. Non si compra mentre i prezzi ci vanno contro. Si è appoggiato, aspettiamo. Come facciamo per migliorare la probabilità? Aspettiamo che i compratori tornano, scendono in campo e dicono no, il mercato ce lo riprendiamo noi. Il controllo del mercato ce l'abbiamo noi. Perché qui il controllo del mercato è vero che si sta appoggiando, ma ce l'hanno i venditori. Cioè tutti quelli che magari hanno comprato nel movimento rialzista, qui stanno iniziando a prendere profitto. Si stanno accontentando dei profitti. Vabbè, che ci sta, fa parte del gioco, non c'è nessun problema. E allora aspettiamo. Che cosa dobbiamo aspettare? Questo. Qualifica del setup. Eccola. Appoggio sulla resistenza. Era quella di prima, perché chiaramente. Appoggio della resistenza. Ripartenza con che cosa? Con volumi che tornano a salire. Eccoli i volumi che salgono. Eccoli qui. Volumi che salgono. Chiusura sopra il massimo della candela precedente. Setup qualificato. Entriamo, ingresso, stop loss sotto i minimi. E questo signore ha un ingresso con un potenziale gigantesco. Perché abbiamo lo stop vicinissimo, 5,88%. Siamo multi day, 5,88%. Già se vogliamo uscire con una prima parte di profitto a 1-1, possiamo già uscire sotto i massimi e ci prendiamo una piccola parte di profitto. E poi possiamo lasciar correre il resto e lo mettiamo il take profit dove ci pare. 1-3, 1-4, 1-5. Ce la gestiamo come vogliamo, ma abbiamo fatto un ingresso dove abbiamo le probabilità al nostro favore. Se i prezzi girano, amen, prendiamo lo stop, ma lo stop è molto più piccolo. Possiamo uscire anche, prima abbiamo visto, avrebbe dovuto fare il 94% per arrivare a target. Adesso, già se fanno i prezzi da questo livello, fanno il 23%, siamo a 1-4. Prima per fare 1-3 doveva fare il 94%, ora per fare 1-4 dobbiamo fare il 23%. Capite che abbiamo compresso, abbiamo ridotto la strada che deve fare il titolo per poter raggiungere il nostro rapporto rischio-rendimento. Ok, allora aspettiamo, che cosa fanno i prezzi? 1, 2, boom, finito. Non è sempre così, tra l'altro 1 a 4, potevamo andare anche sopra. Non è sempre così, ci possono mettere anche giorni o settimane. E no, alcune volte va anche in stop. Però vedete la posizione, l'enorme posizione di vantaggio che abbiamo. Andiamo avanti. Ancora lateralizzano e poi addirittura fanno un'altra sparata. L'operazione sui massimi era da 1 a 9 era. Poi non lo fate 1 a 9, va bene, perfetto. Magari sicuramente avreste fatto di meno. Perfetto, io sono uscito a 1, qui sono uscito. Ricordo era più o meno a take profit 1 a 4. Sì, tra 1 a 4 e 1 a 5 sono uscito.
Quindi basta, una 4, una 4, una 5 va benissimo. Qualcuno magari vuole lasciar correre una parte per prendere di più, bene. Vedete come è nettamente migliore l'ingresso? L'ingresso e poi la gestione della posizione. Questa qui è una posizione che non stava neanche un minuto in perdita, dall'inizio fino alla fine. Poi non è sempre così, questo è chiaro, però eccolo. Il setup che vi permette di aumentare le probabilità di riuscita dell'operazione, che vi dà il segnale migliore. Rottura, appoggio, calo dei volumi, ripartenza dopo la... si deve appoggiare sul livello, con un nuovo aumento di volumi. Questo è il setup, andatelo a ricercare. Più siete fedeli a questo setup, più migliorano le vostre performance, signori. Questo è importante, io ve lo dico. Poi domani ricomincerete a tradare a cavolo, quindi una volta prendete qualsiasi volume. Ma questo qui è un setup, si è appoggiato sulla resistenza, sta ripartendo, ci stanno i volumi? No, non ci stanno i volumi, quindi non è setup, cioè è facile. Ma magari ripartono, non è un problema nostro se magari ripartono. Cioè, voi dovete prendere il setup pulito. Questo è il setup pulito. Se rimanete in questi setup qui, avete le probabilità a vostro favore. Probabilità, rapporto rischio e rendimento, migliorate drasticamente il vostro trading. Poi c'è la gestione psicologica, gestione del rischio, tanto altro. Ma con questi setup qui migliorate l'ingresso, migliorate sicuramente tutte le vostre statistiche. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se lo state mettendo in pratica, se vi piace, se non vi piace, se state trovando benefici. L'abbiamo visto in live qualche settimana fa, la settimana scorsa, insomma, ve l'abbiamo fatto vedere diverse volte. Queste strategie le insegniamo ancora più avanzate, ancora con l'aiuto anche di indicatori, analisi fondamentale, analisi tecnica, eccetera, dentro il Master Trader Analista Multiday, che è in partenza lunedì 10 luglio. Sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate, vi potete candidare, sono rimasti gli ultimi posti, proprio l'ultima chiamata, parlate con me e con Sergio. Se volete saperne di più, poi siete liberi di decidere di partire a luglio oppure partire addirittura, potete iscrivervi già all'edizione di gennaio 2024, perché questo è il master dei master, che già sta dando richiesta. Strarichiesto, è piaciuto tantissimo quando l'abbiamo presentato. Trading Room Live, formazione, 4 strategie operative, tutta l'analisi tecnica che c'è, analisi fondamentale, sono più di 180 ore di lezione, è una roba incredibile, signori. Quindi approfittatene, almeno parlate con noi per maggiori informazioni, per migliorare il vostro trading multiday. E siamo arrivati alla fine del video, quindi mi raccomando, iscrivetevi, condividetelo con amici appassionati di trading, commentate, mettete like al video e noi ci vediamo alla prossima. Più siete e più contenuti vi faccio, quindi ogni volta voglio vedervi di più. Un salutone a tutti e ci vediamo alla prossima.